Grazie e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Riccardo e oggi ragazzi siamo qua di nuovo nella nostra carriera con la Roma. Siamo alla quarta stagione, abbiamo vinto la scorsa stagione, campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Coppa del Mondo per Club, ma soprattutto la Champions. Allora, vediamo subito cosa. Allora, in classifica siamo quarti. Siamo quarti. Vediamo qua che le offerte che sono arrivate. Questo non me ne importa. Alla Juve. Vado ad alzare. Vediamo il 170. Urca. Regà. No, io l'avevo data alla Juve. 180 milioni. E adesso abbiamo 200 milioni. Quindi perché non prenderci questo principino qua? Perché non prenderci questo principino qua e portarlo a Roma per 140 milioni? E ci rimangono altri 126 milioni, ragazzi. Quindi benissimo. Benissimo. Quindi direi che con questi 126 milioni veniamo Alves. Helio Alves. Ragazzi, mamma mia. Veniamo Helio Alves. 152 milioni. Ci possiamo prendere un difensore fortissimo. Ci prendiamo un Benzu. Benzuancai. 58 milioni. Quindi 20 milioni in più. Vediamo. Accettano. Fatemi vedere un attimo. Se c'è il microfono, ma certo che c'è il microfono. E tutto questo? Ci rimangono altri 94 milioni, ragazzi. Ma è il sogno. Allora, vediamo innanzitutto se dobbiamo vendere qualcuno per più di 30 anni. Perché più di 30 anni? Per il momento nessuno. Oh, Zaniolo, come sta crescendo? Sta crescendo molto bene, Zaniolo. Velocissimo, velocissimo. Adesso ragazzi direi di iniziare il nostro ciclo di partite. Andiamo subito a simulare, vediamo. Terna, contro la Ternana vinciamo 3-0, perfetto. Adesso Fiorentina. Pareggiamo, non ci voleva. Non ci voleva, però amen. Torino. Oh. Vediamo. Ok, comunque ragazzi, se potete, ditemi qua sotto nei commenti cosa dovrei fare con questi 94 milioni. Cioè, me li lascio perché mettete caso che quest'anno vinco qualcosa e posso arrivare a 100 per prendermi qualche altro giocatore? Oppure li spendo subito? Ditemi, allora, conservo, spendo subito o li spenderò in futuro verso la quinta stagione? Io, se fossi in me, li spenderei subito. Perché poi i giocatori crescono troppo. Il problema è che, come vedete, qua nessuno. Centrocampo, troppo vecchi. Attacco. Haaland, l'abbiamo appena venduto, ma ancora non possiamo più prendere. Però ragazzi, devo dire, secondo me ha fatto bene. Perché ci hanno offerto 140 milioni e con 20 milioni in più ci hanno accettato comunque. Dai, continuiamo a simulare le nostre partite. Come sapete, a video simuliamo una stagione intera. E vi salto direttamente fino al primo turno di Champions. Ok ragazzi, contro lo Sdon, vediamo che succede. E perdiamo, però fa nulla. Fa nulla, vediamo che offerte sono arrivate. Fa nulla, raga, si continua. Si continua. Ok raga. Altra partita contro l'Ajax, vediamo che succede. E vinciamo. Va bene così. Per il momento zona Europa League, per il momento. Ok ragazzi, grazie a questa partita siamo ufficialmente passati come primi nel girone. Allora, nel nostro girone andiamo agli ottavi, io, la Roma e l'Ajax. In Europa League ci va il Lipsia e lo Sdon se ne va, se ne vola via. Poi passano Chelsea e Dortmund. Liverpool e Atalanta, incredibilmente lo passa l'Atletico. Francoforte e Real Madrid, Juve e Lione, Barcellona e Napoli, Manchester United e Paris Saint-Germain, PSG
Passa il Bayern Monaco e non passa il Manchester City. Attenzione. Molto strano. Strano ma vero. Si continua. Ok, ragazzi, direi che questa partita la simulo perché l'andata andava abbastanza bene. L'ho vinta 2-0, quindi non credo che possano rimontare. Infatti, si passa ai quarti di finale. Vediamo contro chi giocheremo. Ragazzi, abbiamo vinto il campionato. Incredibile. Ve lo faccio anche vedere. Quarto campionato. Anche perché 77 punti abbiamo esattamente. 58. Abbiamo. Allora, fatemi fare un breve conto. 77 meno 58. Abbiamo 19 punti, sì. Di distacco dal Napoli, quindi abbiamo vinto il campionato in automatico. Adesso ci interessa Coppa Nazionale e Champions. Ok, ragazzi, siamo contro il Napoli nell'andata di quarti di finale. Vediamo che succede. Vinciamo qua 5 a 1. 5 a 1 contro il Napoli. Non me lo sarei mai aspettato dal Napoli, ragazzi. Ok, che ho uno squadrone con un attacco che fa paura, un centrocampo che fa paura, una difesa che non la passi manco se la paghi. Però non mi aspettavo così tanto. Vabbè, vi simulo direttamente il ritorno delle semifinali. No, non voglio uscire. E ancora, ragazzi, 3-0 per noi, per un totale di 8-1. Non si è mai vista una cosa del genere. Vabbè, si passa alle semifinali, dai. Ragazzi, si va alle semifinali di andata contro la Juve e vinciamo 3-1. Quindi volendo potremmo anche simularla. Volendo dobbiamo sperare solo che non ci vanno un 2-0. Perfetto. E allora ragazzi siamo direttamente in finale in Coppa Nazionale. Siamo in finale contro la Juve. Qui direi saltiamola. Saltiamola perché sinceramente non mi interessa. Però l'abbiamo vinta ragazzi. Perfetto. Quindi campionato Coppa Nazionale. Adesso si deve vedere contro il Chelsea. Abbiamo la finale. E direi di non simularla ma di giocarla. Direi proprio di fare così. Vediamo nel metro occasione nostra. Palo. Ok, gol. Gol, ragazzi. Mi ero un attimo spaventato. Però fortunatamente abbiamo segnato. Palo. No, non ho capito se era palo o qualcos'altro. Ok, passa dietro. Gol, molto buono. Due a zero. No, io lo stavo per fare. Secondo tempo, ragazzi, stavo vincendo 2-0. Stiamo vincendo 2-0. Forse è un'occasione per loro? Forse? No, per noi addirittura. Mamma mia, che cannonata! L'ha fucilato il portiere. Questo era un colpo di fucile. E quindi sì! Dai! La Champions è nostra! Alla faccia di tutte le italiane! La Champions è nostra ora! Più Champions della Juve! No! Uguale champion, uguale numero di champions della Juve. Perfetto, ragazzi. Adesso abbiamo la Coppa del Mondo per club. Che vediamo se la vinceremo noi. Speriamo noi. Speriamo. Così facciamo come lo scorso video che abbiamo vinto tutte e cinque i trofei, ovvero Champions, Campionato, Coppa Italia, Coppa del Mondo per club e Supercoppa Europa. Ok, ragazzi, fine stagione. Vediamo chi sa giudicare il pallone d'oro. Secondo me, Mbappé. Secondo me. Se se lo aggiudica qualcun altro, è rubato. Se se lo aggiudica qualcun altro, è del tutto rubato. Almeno uno della mia squadra. Vediamo. Oh, ecco, infatti. Calvert, che sarebbe Mbappé. Alla Lazio, manco se me pagate, rifiuta. Rifiuta. Quinto anno, ragazzi. Quinto anno, 15 milioni in premio. Abbiamo 150 milioni. 150 milioni. Adesso vediamo se vogliamo questo. E adesso abbiamo una partita di campionato contro il Napoli. Napoletani 8-1. Ricordatevelo 8-1. E adesso abbiamo la finale contro il Lipsia, che è stata eliminata dalla Champions, ma ha vinto l'Europa League. Mentre João Félix scatenato con una tripletta. E sì, ragazzi, come lo scorso video, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto tutte e tre le competizioni. Vediamo un attimo chi vendere allora. Dobbiamo vendere Stefke perché aveva 30 anni. Quindi
Quindi, ragazzi, facciamo tantissimi soldi. Mamma mia. Volano i soldi, volano. Che ho dato pure. Ragazzi, siamo a 200 milioni. Siamo a 200 milioni e ne manca anche un altro. No, non ne manca più nessuno. 200 milioni, ragazzi, quindi dobbiamo prendere un... Oh no, non volevo comprare. Infatti non ho comprato, meno male. Un sostituto. E vediamo chi c'è. Trovavo qualcuno un pochettino più forte. Vabbè, ci prendiamo lui, 25 anni. Lo paghiamo 100 milioni precisi. Precisi, ragazzi, perfetto. Perfetto. 100 milioni precisi, il centrocampo è uguale. Oh, tutto 90, 90, 90. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, difesa giovanissima e potentissima. Cioè, c'hanno tutti sotto i 28 anni, o 28 o sotto, fortissimo, anche il centrocampo, tutti o 28 o sotto, e anche l'attacco. Cioè, raga, la nostra rosa è giovanissima, vediamo anche, vendiamo anche Singlewood, perché non mi pare giusto tenerlo. Si è preso il Real Madrid, ci ho fatti 39 milioni, molto buono. Cioè, abbiamo una rosa giovanissima, che nessuno supera i 28 anni, a parte forse qualcuno della panchina, no. Nessuno supera i 28 anni. E cioè, incredibile. Pensate che Miat potrebbe diventare 99. Come Mbappé. Però Mbappé, raga, non diventa 99. Arriva verso il 97. Oddio, 26 anni. No, sì, arriva verso il 97. Perché quando aveva 23 anni era 90, 22 anni era 91. Adesso è 93, quindi all'anno se ne fa uno di overall. Quindi è bene. Vediamo, ragazzi, ammiriamo la nostra bacheca dei trofei con due Coppe Italia, quattro Serie A, una Conference, due Champions, la Supercoppa d'Europa e una Coppa del Mondo per club. E adesso in coro, Shum! Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi stava accappottando. Non cadere. Ok, non sono caduto, meno male. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi e commentate se dovrei fare qualche altra serie o qualche altro tutorial. O se c'è qualcosa nei giochi che non sapete fare, chiedete a me, ragazzi, perché a me piace aiutare le persone e voglio aiutare voi, sinceramente. Se non sapete fare qualcosa, non vi preoccupate, chiedete a me, ci penso io. Spero che questo video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Quante volte ho ripetuto video? Manco io lo so. Ciao!